Thomson aveva scoperto l'esistenza degli elettroni. Queste particelle di massa 2000 volte inferiore a quella dell'atomo di idrogeno e portatrici di carica elettrica. Aveva anche valutato che la carica di ciascun elettrone era sempre la stessa. Di conseguenza, la carica elettrica era una grandezza che risultava quantizzata. Non si poteva cioè avere una quantità di carica qualunque, ma solo una quantità di carica che fosse multipla intera della carica minima o elementare, che era quella portata appunto da ciascun elettrone. Thomson aveva fatto una valutazione corretta del rapporto carica-massa degli elettroni. Ora, per avere una valutazione corretta del valore della massa e del valore della carica, risultava necessario fare una misura fisicamente attendibile della carica di ciascun elettrone. Thomson ne aveva fatto una prima valutazione, ma le sue misure avevano un margine di incertezza molto grande. Di conseguenza, negli anni tra il 1896 e il 1912, molti scienziati cercarono di migliorare la qualità della misura. Fu appunto negli anni tra il 1910 e il 1912 che l'americano Millikan realizzò una misura di grande precisione con l'apparato che vediamo in figura. C'è un nebulizzatore che soffia particelle finissime di olio in uno spazio dal quale poi alcune particelle attraverso un foro possono scendere all'interno di un condensatore, vale a dire in uno spazio in cui è presente un campo elettrico uniforme, giacché le due armature sono caricate ad una differenza di potenziale. Le goccioline che passano attraverso il foro vengono ionizzate perché colpite da una radiazione elettromagnetica. Le goccioline si caricano negativamente e attraverso il microscopio Millikan osservava per ogni diverso valore della differenza di potenziale delle goccioline che rimanevano sospese. Ciascuna gocciolina infatti era sottoposta a due forze: la forza peso verso il basso, la forza elettrica verso l'alto. Ci sarebbe anche la forza d'attrito viscoso per una particella in movimento, ma una particella ferma non è sottoposta a questo tipo di attrito, giacché l'attrito viscoso è direttamente proporzionale alla velocità. Quindi una particella che fosse sospesa aveva queste due forze di valore uguale e contrario. Ora, la densità dell'olio era ben nota. Di conseguenza, per valutare la massa di ciascuna gocciolina era necessario conoscerne il volume. Dunque, attraverso il microscopio, Millikan riusciva a valutare le dimensioni delle goccioline in sospensione, vale a dire il loro raggio. La forza peso allora alla quale erano sottoposte valeva 4 terzi di pi greca r al cubo, che è il volume, per la densità, e questo ci dava la massa, moltiplicato l'accelerazione di gravità. La forza elettrica invece valeva il valore della carica portata dalla gocciolina moltiplicato il campo elettrico, cioè campo elettrico dato dal rapporto tra la differenza di potenziale e la distanza d tra le piastre. Per ciascuna gocciolina in sospensione, quindi, queste due forze dovevano avere lo stesso valore. Da qui era possibile calcolare la quantità di carica portata da ciascuna gocciolina. Essendo noti o misurati tutti i parametri, Millikan riusciva a conoscere il valore della carica portata da ogni gocciolina sospesa. Facendo varie prove con differenza di potenziale variata,
e con goccioline di volume diverso, Millikan poté stabilire che la carica portata da ciascuna gocciolina che osservava era un multiplo intero di un valore che è chiamato oggi carica elementare, cioè la carica portata da un elettrone. Il valore della carica elementare trovato da Millikan con questo esperimento si discosta solo dell'1% rispetto al valore accettato oggi. Questo valore è pari a 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb e ha il segno meno perché stiamo appunto parlando della carica elementare dell'elettrone.